La città dei due Natali, il TG itinerante a Sirignano in Irpinia, dove ci si prepara a festeggiare il Natale piccolo, aspettando il 24 dicembre. È esattamente quello che state immaginando. Attraversando il corridoio dei tamburini, la telecamera sta riprendendo una tavola imbandita per il cenone natalizio. Buon pomeriggio da Sirignano, l'unico paese al mondo dove il Natale si festeggia due volte. Stasera e domani sera i vicoli saranno illuminati dalla festa del Natale. Qui a Sirignano si chiama Natale Piccirillo, il Natale piccolino è fatto in onore di Sant'Andrea. Ci sarà la messa di mezzanotte, il cenone natalizio, le grandi suggestioni degli artigiani presepiali. Ringraziamo i ragazzi, gli studenti, l'Istituto Comprensivo Alessandro Manzoni che ci hanno raggiunti con tutti i loro lavori scolastici dedicati proprio al Natale Piccirillo. Sirignano, capitale dei Cavalieri Templari Cristiani, Jacques de Monet, qui ogni anno c'è il raduno internazionale dei Templari, insomma città dalla grande storia, dalla grande suggestione. Iniziamo il nostro viaggio alla conoscenza di Sirignano volando sul suo simbolo, il Palazzo Caravita. Popolato già dagli antichi romani, trasformato in borgo nel tardo medioevo, il Fundus Sereniánus, Sirignano. Nel 1885 Giuseppe Caravita, principe di Sirignano, restaura l'antico palazzo feudale e lo trasforma in un sontuoso luogo di ritrovo per artisti ed aristocratici di Napoli. E allora entriamo nel palazzo del principe. Atmosfere da Gattopardo, i Caravita erano imparentati con Tomasi di Lampedusa, autore del celebre romanzo. Luogo d'arte e mondanità. Qui era di casa Salvatore di Giacomo e questa è la Montagnella che in una notte di luna piena ispirò Caruso in una delle sue più belle interpretazioni di Tu Canonchiagni, ovvero Com'è bella montagna. L'ottocentesca fontana monumentale dei Marmottoli dinanzi alla massiccia costruzione in stile neogotico con portale bugnato e torri. Nel centro storico vicoli caratteristici e palazzi testimoni di incredibili storie. Nel palazzo Sgambati, il 23 luglio 1861, i briganti si approvvigionarono di armi per combattere gli invasori piemontesi. La chiesa di Sant'Andrea Apostolo è un piccolo museo. Cosa parla più bella in tutta la Campania di 600 che raffigura Sant'Andrea il nostro portatore che è stato restaurato dopo 400 anni. Antichi reliquiari in argento, bellissime statue in legno come quella di Sant'Andrea e un Cristo veneratissimo. Questo è un crocifisso che la tradizione popolare ritiene miracoloso. Nel 600 avrebbe trasudato acqua ed aperto e chiuso gli occhi. Paese dalle grandissime tradizioni religiose. Questi sono i battenti di Sant'Andrea. Ogni ultima domenica di agosto a piedi scalzi vanno dalle basiliche paleocristiane di Cimitile alla chiesa di Sant'Andrea per onorare il loro santo protettore. Ma la tradizione più tipica, l'abbiamo detto, che vi rende unici al mondo è il Natale Piccirillo. Risale all'epoca in cui un sacerdote, Francesco Fiordelisi, per festeggiare Sant'Andrea regalava pesce alla popolazione, ai cittadini meno abbienti, che di fatto facevano un cenone. Da allora si festeggia proprio il Natale in questi giorni, stasera e domani sera qui è festa grande a Sirignano, c'è proprio il cenone natalizio. Allora ci sono spaghetti con le noci, baccalà con le alici, scarola, pizza di Raurino, broccoli, poi ci sono struffoli e dolci della casa. E poi la tradizione del focarone, del falò, qui ci sta anche la tradizione del pizzicantò, che era un ballo che permetteva anche ai giovani di esercitare la loro forza fisica, una tradizione che vive ancora oggi. Sì, ancora oggi nella vigilia di Sant'Andrea, che è il giorno 29. Si fa il grande falò. E allora, fede e tradizione, storia che si sposano in percorsi ambientalistici di una suggestione straordinaria. È sul monte Campimma che sorgeva l'antica Sirignano,
luogo magico dove il rispetto per la natura è sacro e il panorama sembra una cartolina. Guardate lo spettacolo al tramonto, il plastico della Campania, i monti dell'Irpinia, i monti Lattari, il Vesuvio, il Golfo di Napoli. Passeggiando si incontra facilmente la mucca grigia del Partenio al Pascolo. In questi boschi tra poco sorgerà il primo albergo per cani della Campania. Si fa trekking sui sentieri della fede e della storia. Il sentiero dei briganti passa accanto al rifugio del brigante Turri Turri. Nessun piemontese osò mai togliere la sua bandiera del regno delle due Sicilie. Questi sono gli antichi sentieri dei cristiani che dalle chiese paleocristiane del Baianese e del Nolano portavano ai santuari dell'Incoronata e di Montevergine. Per i più atletici il consiglio è seguire l'acqua, risalendo i fiumi fino ad arrivare a spettacolari cascate o recandosi in piscina. È qui, in un comune non bagnato dal mare, che si stanno formando i campioni del nuoto pinnato e Sirignano già colleziona medaglie europee e mondiali. L'amore per la natura e lo sport si intrecciano, come nel famoso laccio sirignanese, il laccio d'amore che entusiasma i carnevali irpini. Tradizione, ambiente e prodotti d'eccellenza. Non a caso infatti Sirignano è circondata da splendidi noccioleti, il simbolo della nocciola lo ritroviamo anche nello stemma comunale. Ancora possiamo trovare le noci, i tartufi in due varietà, le castagne, il sorbo, un frutto molto antico, tra le erbe aromatiche, il timo, l'alloro, le insalate del principe di cui lui era particolarmente ghiotto di rucola e l'olio extravergine di oliva ottenuto con le nostre olive. E poi il miele, anche il miele è straordinariamente prestigioso a Sirignano e ancora vedete la meraviglia dei tartufi. La tavola dei piatti tipici, cosa ci propone Sirignano? Allora, abbiamo preparato scarole e fagioli, un primo piatto di spaghetti con le nocciole, baccalà con la minestra, tortino sempre alle nocciole e mosto cotto e poi per chiudere una tradizionale braciola che però diventa innovativa e quindi la apriamo e la facciamo come carpaccio. Questo invece cos'è? Qui abbiamo preparato una zuppa di baccalà e patate. Signor Sindaco, voi su cosa state lavorando per rafforzare ulteriormente la suggestione di Sirignano? Innanzitutto stiamo lavorando tantissimo per il recupero del Palazzo Caravita che è qui alle nostre spalle. Abbiamo l'obiettivo di portare l'università e un'accademia delle belle arti. Ma la nostra grande sfida è quella di rafforzare le radici di questa comunità, difendendo le tradizioni e soprattutto difendendo il nostro paesaggio che, come avete notato, è bellissimo. E quale migliore occasione per conoscere le vostre tradizioni che venire stasera e domani sera a Sirignano per festeggiare il Natale Piccirillo. Per il momento linea allo studio.